Bella ragazzi di Kid Face Game, sono Campione 97 e oggi per la prima volta sono su questo canale per portarvi un gameplay assurdo per me, spero anche per voi. E prima di parlare da gameplay, vi auguro buon 2013 a tutti e quindi speriamo di vivere belle esperienze in quest'anno. Appunto, ecco, prima di parlare del gameplay volevo parlarvi anche del mio canale, giusto perché sono qui per la prima volta su questo canale. E sì, anch'io faccio video di code, però non top 10 come Kid Physics, mi faccio gameplay come 100 più su Black Ops 2, appunto, è la cosa principale che tratto sul mio canale e sono il Carica 100 più. lanciata. Oppure su MV3 carico mod, doppio mod, robe con armi strane, robe del genere. Quindi, se vi interessano queste cose, passate nel mio canale. Passiamo al gameplay. E questo è un 142-0, come avrete letto da titolo. Si tratta anche del Flawless Piatto d'Italia, che avevo anche ottenuto precedentemente con un Vicino a terra, 102-0, muovete! solo che diceva non mi ha Minaccio salvato, all'area e aliena. invece con Approvvigionamento nemico in cioè, arrivo. fortunatamente col il cinema mi ha salvato Progressiamo. 142-0, anche perché ho scoperto come appunto riuscire a salvare, perché non me lo salvava, perché praticamente si tratta di una sciocchezza. Sul cinema, tipo sulle partite personalizzate, dice Abbiamo perso registrazione il di comando. partita, una roba del Evacuati genere, alle registrazione aree in arrivo. partita, on e off, e praticamente basta Riprendiamo aria. mettere only, anche se è partita personalizzata, e praticamente le Tutte salva le tutte, bandiere quindi è una cosa conquistate, strana. tenere la E che posizione. però ho detto dai, provole, ormai le provate Sacco vitale tutte. pronto. E appunto, dopo che ho Copertura, scoperto questa attenzione. cosa, più o meno le salva tutte. Risator vitale E online. quindi adesso spero di Macchina non del BRB perdere più neanche individuata. un 100 più, che così posso caricare nel mio canale. Obstacle Mi pronto. ha colpito anche a me questo fatto di aver fatto 142-0 Flawless Piatto d'Italia su questa mappa, perché Siamo andati. praticamente è definita Copertura, come la mi mappa dei ricaricando. camper con cecchini, Fulminante alleato in come arrivo. ben tutti saprete. Eliminato. E Mosciato pronto. anche con un'arma strana, perché Precisione la confermata. MP7 sicuramente da alcuni sarà odiata Fucile perché confermata. cambia un sacco da MU3, Mosciato perché in su arrivo. MU3 era Only MP7 e Only Approvvigionamento alleato ACR, in invece arrivo. qua è cambiata un po' la Compensatore storia e la dell'alleato usano più online. pochi, anche se fanno male, perché praticamente è la mia seconda arma più forte, perché dopo l'MSMC Lancio penso una carica a che distanza di sicurezza. sia questa Precisione la più forte confermata. secondo me, perché con i giusti accessori diventa davvero una bella arma. E a che appunto io usavo con impugnature e silenziatore, perché tende un po' a scazzare questa MP7, quindi un'impugnatura è quello che ci vuole. E poi usavo Fantasma Invisibile come primo specialità, MV27 quindi Dragon usavo la Laser. wildcard specialista 1, mi sembra, Nemici che ti munito. permette di mettere due specialità cioè le due prime specialità. E appunto usavo Fantasma per essere immune agli UAV e Inflessibile per appunto prendere le serie di decisioni con meno kill più facilmente. E poi usavo Sciacallo per appunto ricaricare munizioni, C4 e scosse elettriche in questo caso. E poi come terzo perk usavo Destrezza. Ecco, qui mi volevo soffermare un po' di più perché dipende un po' dai gusti, perché praticamente, allora, destrezza io lo userei su una mappa dove ci sono molti ostacoli da saltare, una mappa dove si rusha molto, e invece geniere, che sarebbe il secondo più utile, lo userei se ci sono mappe dove magari si hanno pochi ostacoli da Devo ripiegare e oltrepassare e dove si può stare un attimo più tranquilli e dove poter ragionare. E per appunto anche fare punti facili, perché vedendo le boss in betty, le scosse elettriche così che sono piazzate, vedendole in rosso si possono distruggere e avere punti più facilmente. E poi mi sembra che sia l'ultimo più importante,
quello dei passi, quindi se uno magari io lo consiglierei più usare su cerca distruggi, perché giustamente se, per far sentire i passi migliori. È una cosa che mi ha colpito di questo gioco, che nelle opzioni della Triarch si possono mettere anche le opzioni audio cuffia, quindi è una cosa che veramente mi ha sbalordito, perché già oltre le cuffie con il perk più questa modalità che ti metto loro si sente davvero molto molto bene. E il C4 naturalmente, perché secondo me l'equipaggiamento è più forte. E poi la scossa elettrica, non per camperare ma per usarla tatticamente, se così si può dire. Perché appunto io lo uso, non so, tipo so che ci sono due spawn dove posso venire due nemici. Bene, uno ne copro io con l'arma e uno lo piazzo dove potrebbe venire il nemico. E poi con le come serie di punti, naturalmente, cioè vedendo magari anche altri video si vede gente che usa sempre Visat, Cani e Sciame. Però tipo io ho fatto un po' delle... degli esperimenti, se così si può dire, perché non mi convincevano tanti cani. Cioè su Black Ops 1, per carità di Dio, erano una cosa devastante, se non avevi quelli non potevi andare da nessuna parte. Qui invece mi hanno deluso un po', perché tipo, non so, certe volte ti fanno 10, 6, 7 kill e invece l'Odstat ne fa dalle 15 alle 20 kill, quindi è una cosa ben più diversa. E che appunto io adotterei in queste mappe grandi, ma anche nelle piccole, perché no? Io uso sempre, infatti, Visat, Lodestar e Sham, perché sono le due serie di punti più devastanti. E appunto il Visat ti serve per... ti facilita il compito di prendere il Lodestar, che poi a seguito ti permette di prendere lo Sham. Quindi è tutta una reazione a catena, praticamente. E... ecco. C'erano, fortunatamente io ero entrato sta lobby, ero da solo, quindi non avevo nessun amici, perché col fatto della connessione qui in gruppo veramente non si può giocare. Se almeno se è un gruppo di 2-3 persone allora si può parlare di fare gruppo, però se in 5-6 persone già trovare una partita è una grazia divina. E appunto io gioco sempre da solo, però ci si vede che c'erano dei posti liberi nella lobby, si vede che qualcuno ha quittato, come naturalmente non fa mai nessuno, no? Quitta quando tiri uno sciame, non quitta mai nessuno, no? Giustamente non quitta mai nessuno, per carità di Dio, si sono persi un sacco di 100 più, non penso solo a me ma anche a altri youtuber, che la gente si dice usciame, via, si esce. No, questo sì, fanno così, e quindi trovare anche gente che non quitta è una bella cosa. E quindi appunto hanno partecipato due membri del mio clan che io dico culosamente avevano wow con tatuare Visat, quindi una parte di questo gameplay la devo loro, e perché appunto mi hanno dato una mano. E quindi sì, c'erano Visat, tipo li tira, cioè oltre ai miei che tiravo io, c'era anche quello che tirava mio amico, quindi mi facilitava un po' più il compito. E quindi li ringrazio anche loro, che sono Fleet Snipe e Mystic. E nella parte finale vi metterete le direcche tipo questa, perché praticamente sarò 100, sì dai 100 kill, faccio select, ero tipo 130 kill, ho detto aspetta, zero morte, aspetta, facciamo una cosa, io campero, voi mi difendete che mi sto cagando addosso, lo ammetto. E appunto in questo punto mi ero messo a camperare e niente, il gameplay finisce qui. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, che sarà in descrizione se volete questi tipi di gameplay, e al canale di Kill the Phase Game, che secondo me è il canale migliore d'Italia. E il mio video finisce qui. Bella ragazzi!